voci, eh? Va bene, Fabrizio. Vai. Davanti c'è Craftsmanship. E su qui non ci Mazzure, Mazzure in seconda posizione. Vai, vai tu, poi vai tu. C'è Andy Garcia che galoppa per linee interne. All'esterno muove Russian Duke che copre completamente il numero 3 di Aser. Poi Pietro il Grande a chiudere il gruppetto Psychedelic. Craftsmanship, sempre in avvantaggio, la si fa sotto con maggior convinzione Mazzore, che galoppa comunque sempre largo rispetto alla Battistrada. In terza posizione si mantiene Andy Garcia, precedere Russian Duke per linee interne, avanza anche Pietro il Grande, che ora si porta in quarta posizione. Continua l'assalto esterno, anche se sul passo di Mazzore a Craftsmanship, che continua a graduare in avanti lungo lo steccato per linee interne in terza posizione, sempre attaccato allo steccato c'è Andy Garcia, che è coperto a largo dal numero 4 di Pietro il Grande. A contatto per linee interne galoppa Russian Duke, che ha all'esterno Aser a chiudere il drappello Psychedelic, quando i cavalli vanno a completare la piegata. Si studiano sempre, Craftsmanship e Mazzore al comando, il 3 anni all'interno, Mazzore invece che si impegna costantemente largo rispetto al battistrada, quindi Pietro il Grande che segue le mosse da vicino di Andy Garcia, ridosso Russian Duke, quindi Aser e Psychedelic. I cavalli sono ai 700 conclusivi, va in progressione esterna Craftsman, Mazzore su Craftsmanship, richiesto lungo lo steccato tra i due, cerca il varco Andy Garcia, a contatto Pietro il Grande, ancora coperto nella scia di Mazzore, poi Russian Duke, Aser e Psychedelic. Mazzore aumenta i giri al centro della pista, ne segue la scia Pietro il Grande, all'interno c'è sempre Andy Garcia, poi anche Aser che prova ad ingambarsi al largo del drappello quando siamo nel tratto conclusivo. Andy Garcia prova a sfilar via all'interno di Mazzore, quindi Pietro il Grande seguito da Psychedelic e Aser nel tratto conclusivo. Andy Garcia su Mazzore, Pietro il Grande, 3 in diagonale sul palo. Abbiamo dato l'accoppiata, Stefano, eh? A me piaceva Mazzore, a te Andy Garcia, sono primi e secondi sul palo, anzi hai vinto tu con Andy Garcia, numero 7 dello schieramento, Mario Esposito, 7,23 la quota al totalizzatore nazionale, al secondo posto il numero 2 di Mazzore, Luca Magnesi aveva chiuso alla quota di 3,28, stanno ancora scorrendo le immagini, andiamo a vedere chi è il terzo, il numero 4 di Pietro il Grande, quindi 7-2-4 l'ordine d'arrivo numerico ed ufficioso di terza corsa di Milano. Premio di Lombardia, quindi vince ancora Andy Garcia che fa pure rima, e al premio dei 3 anni fa seguire anche la vittoria nel premio di Lombardia, il figlio di Ramonti.